Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Coach Mazzono, dopo un inizio un po' in salita, poi avete preso in mano l'inerzia della gara per una Reyer che voleva sotto tutti i costi vincere. Sì, la squadra voleva vincere in tutti i modi, hanno davvero rotto un po' il ghiaccio all'inizio, normale, la tensione, dopo tre partite perse, dopo una partita difficile a Campobasso. Secondo me è una grande prestazione oggi, veramente una grande prestazione. Ecco, parlando un po' delle singole spicca, tra le altre, Queer. No, io credo che la cosa buona è stata, sì, certo, di Awok, ma soprattutto perché nei momenti che contavano nel secondo quarto, le guardie hanno capito come cercarla nel secondo e terzo quarto. Nei primi sette minuti, diciamo, chi era in campo è stato completamente deficitario in questo, completamente. Senti, nel primo quarto meriti loro o anche dei meriti vostri? Allora, meriti loro perché sono un'ottima squadra, quarti sono un grande attacco, cioè no, sanno giocare, squadra fisica, però è chiaro che se tu fai delle scelte offensive come quelle dei primi sette minuti, cioè non possiamo battere nessuno, cioè non si può giocare in attacco a caso. I primi sette minuti abbiamo giocato malissimo. A zero, ossia, anche qui e non trovavano un po' più spazio. Non è che non trovano spazio, è che credo che in due abbiano toccato, non dico tirato, toccato due palle. Si può giocare in questo modo. E infatti poi quando hanno cominciato a giocare loro, poi è stata cambiata la panchina la partita. La partita è stata cambiata totalmente dalla panchina, con le guardie che hanno interpretato le cose giuste da fare, ed era quello che ci serviva. Buon impatto di Gorini, appunto. Esatto. Inevitabilmente un po' nel quarto era calata un po' la tensione. Anche lì chi era in campo ha perso l'obiettivo che ci aveva portato a più 25. Quindi le cose che ci hanno portato a più 25 ci siamo allontanati. E solo questo. Più 28. Senti, una 33. Ecco, più 28. Senti, Andrea, i due quarti centrali sono stati devastanti. Sì, bella pallacanestro, grandi scelte. Grande difesa. Grandissima difesa, grande fisicità. Devo dire che una grande mano, ripeto, dalla panchina, grande lavoro difensivo. Secondo me di oggi è stato il lavoro di Pan, che ha fatto un lavoro veramente super fisico. Matilde, pressione sulla palla, e anche Eld ha dato 10 minuti di pressione, di aggressività, proprio di gambe, di veramente di intensità fisica. Sì, Eld sembra una giocatrice che si è calata nel sistema, non ha voluto strafare, ha fatto i suoi giocati, i suoi tiri. È quello che deve fare, una che è appena arrivata, deve assolutamente mettere difesa, essere umile, giocare con le ragazze e giocare insieme. Senti, il primo passo per conservare questo primo posto? E adesso ce ne serve un altro e speriamo che il tagliercio sarà pieno, perché ci serve un sabato, perché incontriamo certamente una squadra che, diciamo, sulla carta è ovvio che è più forte, però la classifica dice altro, quindi vorremmo sfatare quello che dice un po' il roster, lo sappiamo. Però la classifica dice altro. Ciao Wok, prima cosa, complimenti per la prestazione, 18 punti per te, ma questo, diciamo, è solo un aspetto di una gara molto importante giocata da te, ecco, che dici? Exactly, I think, sì, è stata una bella partita, ho fatto 18 punti, però è merito soprattutto delle mie compagne che mi hanno trovato nelle giuste. Una vittoria di squadra, un grande sforzo di squadra. Coach Mazzone ha detto che molto merito è stato di questa partita della panchina, sei d'accordo? Exactly. I think sì, questa è stata la grande differenza anche di questa gara, il modo in cui le nostre atlete che sono in panchina entrano nella gara e sono allo stesso livello del quintetto base, il passo fondamentale poi per essere una grande squadra. Una Reyer che voleva a tutti i costi vincere, lo si è visto. Sì, volevamo tanto questa vittoria, eravamo affamati alla vittoria perché venivamo da due sconfitte, penso che questo si sia, insomma, visto anche molto in campo. Senti, cosa è mancato nel primo quarto? Quali difficoltà hanno incontrato? L'energia, siamo entrate timide in campo e non abbiamo impattato la loro energia. Poi abbiamo capito, insomma, come aggiustare le cose e siamo riusciti appunto ad impattare la loro energia e la loro fisicità, e dopo, insomma, è andata sempre meglio nella partita.
vestiti un bel passo per conservare questo primo posto. Noi abbiamo questo obiettivo di insomma arrivare prima nella regular season, sappiamo cosa questo comporta, quindi siamo tutte focalizzate ad arrivare lì dove vogliamo arrivare.